Ciao ragazzi di Cipher TV, andiamo a vedere il WOD di martedì. Avremo tre blocchi da 5 minuti. In questi 5 minuti dobbiamo fare più giri possibili. Tra un blocco e l'altro abbiamo sempre un recupero, anch'esso di 5 minuti. Andiamo a vedere il primo blocco. Il primo blocco è formato da 600 metri di corsa, 12 deadlift e 12 bar facing burpees. Al termine di questo blocco, come ho detto prima, recuperiamo, affrontiamo il secondo, uguale 5 minuti, ma scenderemo con le ripetizioni, sia sulla distanza nella corsa, perché andremo ad effettuare 400 metri, che sulle ripetizioni dei deadlift e dei bar facing, che saranno 9. Finito il secondo blocco, recuperiamo nuovamente 5 minuti, affronteremo l'ultimo, dove scenderemo con la distanza nella corsa, da 400 passiamo a 200, e poi inizieremo a fare 6 deadlift e 6 bar facing burpees. I pesi che utilizzeranno gli atleti più esperti, quindi gli RX, gli uomini dovranno aumentare il peso a ogni blocco. Quindi cosa vuol dire? Che partiranno da 100, poi passeranno a 120 e infine 140 kg nell'ultimo blocco. Le ragazze, quindi le donne, 70, 85, 100. Gli atleti intermedi, uomini, partiranno con 80, saliranno a 100 e finiranno l'ultimo blocco a 120, le donne 60, 70 ed infine 80 kg. Gli atleti invece principianti, che magari hanno appena iniziato e non riescono a tirare su molto sul deadlift, li facciamo stare più bassi, gli uomini partiranno con 40, arriveranno a 60 ed infine 80 kg, le donne 30, 40 ed infine 50 kg. Andiamo a vedere il warm up per affrontare al meglio questo tipo di workout. Andremo a fare tre giri not for time, quindi puntiamo sempre sulla qualità dei movimenti e non nel cercare di finirli il prima possibile. Faremo 10 calorie all'hustle bike, poi andremo a fare 10 deadlift, 10 indo push up, quindi appoggiando prima le anche a terra, poi il petto, poi incastrando la testa in mezzo alle spalle. Ed infine terminiamo con 10 sit-up, possiamo utilizzare anche la B-mat se vogliamo isolare di più il core. Terminato questo warm-up, ci addentriamo nella skill di oggi, avremo 10 minuti dove lavoreremo sull'handstand. Gli atleti, diciamo, meno esperti inizieranno a fare tutte le propedeutiche del caso. Cosa vuol dire? Che inizieremo ad andare su appoggiati con un wall climb, quindi andremo a testa in giù partendo da una posizione di push up, piantando i piedi e man mano iniziando a salire per intanto abituarci a stare a testa in giù. Terminato questo, quando ho preso confidenza, allora posso eventualmente girarmi con la schiena contro il muro, quindi andare in appoggio coi talloni e la testa ovviamente fuori dalle spalle per trovare l'incastro. Dobbiamo essere molto forti con il core, perché qui la hollow è importantissima da tenere, se no rischio di cadere e inarcare la schiena. Per gli atleti invece più esperti, che hanno già confidenza con l'handstand, sia col wall climb che con l'handstand hold, possono provare a fare degli handstand walk, quindi con tutte le propedeutiche del caso inizieranno magari in handstand appoggiati al muro a togliere un piede, quindi staccarlo per trovare il giusto equilibrio, e piano piano staccare entrambi i piedi muovendo le braccia in avanti e iniziando a prendere appunto confidenza con questo movimento qua.